Inizia il terzo ed ultimo game di questa best of three della finale del torneo di StarCraft 2 Heart of the Swarm 1 vs 1 per il Games and Comics School Festival. Ovviamente i giocatori sono sempre gli stessi, andiamo a vederli. Spawn nell'angolo in basso a destra con il colore arancione per il team 50K4 Violenza, un giocatore che ha vinto il secondo game con una carica violentissima di Ultralisk, che dovrà affrontare però un Terran che spawna nell'angolo in alto a sinistra con il colore rosso. Anche lui del team 50K4, Sukunen, un giocatore che ha esordito in semifinale con un colpo di mina da 19 kill, che non mi sembra per niente male. Vediamo cosa faranno in questo secondo game. Per il momento non abbiamo visto nessuna early pull da parte di Violenza, mentre si sta andando a chiudere con il primo depot Sukunen. E va a prendere anche 11 supply la raffineria, quindi potrebbe essere una Reaper Opening o magari una Fast Fabrica per Sukunen. Vedremo per cosa opterà. Nei game precedenti, Violenza sem quasi sempre optato, credo, per una 15 aceri, cosa che mi sembra abbastanza saggia se si vuole andare di macro game, ma bisogna stare molto molto attenti a scoutare. Oltretutto, piccolo errore da parte di Violenza, dimentica l'Overlord, il secondo in base, mentre dovrebbe stare qui per coprire, per dare visibilità sull'acero che sta per arrivare. Quindi 15 aceri per Violenza, quindi decide di andare prima di aceri e successivamente di pull, come fanno un po' i giocatori che vogliono andare di macro game immediatamente, mentre viene mandato l'SCV in scout da parte di Sukunen nella base avversaria. Arriva anche 15 pull per Violenza. Dall'altra parte abbiamo Rax, doppia Rax, quindi probabilmente andrà di massa Reaper, almeno questo mi fa pensare la raffineria, così in anticipo, visto che ha già 100 di respene per andare a produrre due Reaper molto molto velocemente, e vedremo come reagirà Violenza a questo Massa Reaper. Almeno se è questo, insomma, ma penso proprio di sì, visto insomma la build che ha seguito finora. Ma vi ricordo sempre che siamo in Lega Bronzo, quindi qui tutto è possibile, non bisogna stare un po' a vedere troppo per il sottile quello che stanno facendo, se con quello che vorrebbe la logica. Insomma, cose sono molto così aleatorie. E invece arrivano i Reaper, questa volta non mi sono sbagliato perché anch'io ho giocato in Lega Bronzo, quindi so di che sto parlando, non è che parlo così a casaccio. Tanto per, primo Reaper in produzione per Sukunen, vedremo se verrà scoutato da Violenza. Sukunen, che comunque con il suo SCV ha già scoutato tutta la build avversaria, ha scoutato sia la pool che l'acery che l'estrattore e anche il Vespene che viene accumulato. Quindi vedremo quanti Reaper decideranno di attaccare al momento. Io vi ricordo che ci vogliono circa 3 Reaper per distruggere una Queen, e la migliore difesa nei primissimi minuti di game sono proprio le Queen con il supporto di qualche impalatore, ma insomma, non sempre è possibile investire tante energie, tanti minerali in un imparatore. Comunque, Reaper che infatti hanno un bonus versus i leggeri. E va subito di Fast Seconda, che viene intercettata da questo Reaper che era in transito per andare nella base principale. Sta arrivando il secondo Reaper e in produzione ce n'è un terzo. Non so se ne metterà ancora altri, in teoria avrebbe la possibilità di mettere altri Reaper in produzione, ma per ora si è fermato a tre Reaper mentre sta costruendo la fabbrica dopo le prime due Rax. Quindi i Reaper gli serviranno soltanto per andare forse a distruggere anche qualche Queen, perché 4 Reaper comunque fanno molti danni. La Queen non è né biologica né cioè non è un'unità leggera, e però un'unità biologica e psionica, quindi comunque subisce i danni normali di un Reaper, non hanno bonus appunto perché non è leggera. Intanto i Reaper arrivano sulla linea mineraria e stanno già mietendo vittime dopo vittime, già 3 le kill per il momento. Siamo in cerca di micrarli al meglio, siamo già a 4 kill, 5 kill per il momento. Andiamo a vedere 6 7 le kill per il momento. Arrivano dei ding ma vengono subito distratti per essere allontanati. Ovviamente non possono fare molto i ding senza speed se i Reaper sono ben micrati. Comunque perde un Reaper dall'attacco di una della Queen. Purtroppo non aveva micrato abbastanza bene. Sta cercando di risparmiare i ding dall'attacco dei Reaper, perché come vi dicevo i ding sono unità leggere e quindi subiscono in particolar modo l'attacco dei Reaper, almeno fin tanto che non hanno l'incremento metabolico
ultimato, ma non ha messo l'incremento metabolico in ricerca il giocatore Zerg Violenza, quindi sta per il momento cercando di rientrare con i suoi Ling, di distruggere rocce distruggibili e di fare dei danni a questi Reaper che sono già diventati ben 6 e quindi possono fare moltissimi danni. Forse si riusciranno a portare a casa anche questa seconda espansione. Attenzione, perché dall'altra parte Sukunen sta expando, costruendo direttamente nell'alloggiamento della Natural la sua espansione, mentre arrivano già le prime mine in campo. Forse andrà anche di drop di mine nuovamente. I 6 Reaper si portano a casa una Queen e sono nuovamente sulla linea mineraria della base principale. Stanno cercando di fare più danni possibili, si incastrano tra i minerali per cercare di non essere surrounded dai Ling e continuano a fare i loro danni famenici, questi Reaper assassini. Vediamo a questo punto le unità distrutte sono già ben 10. Va a piazzare un Impaler per cercare di difendersi in qualche modo. È rimasto soltanto un Reaper per Sukunen, che viene attaccato da dei Ling, questa volta sia sul fronte che sul retro, e non c'è più niente da fare per questi Reaper che non erano ulteriormente micrati, quindi non potevano fare più molti molti danni. Ancora continua la produzione dei Reaper, no, si è fermata, continua a produrre Marine in questo momento, mentre le mine in campo sono già diventate 2. Arriva anche l'armeria, probabilmente per produrre gli Hellbat, per andare a fare forse qualche altro drop come abbiamo visto nel primo game. Purtroppo per Violenza siamo 29 pari per quanto riguarda l'Opsi, quindi mi sembra decisamente in vantaggio il Terran, perché lo Zerg non può difendersi visto che al momento deve sacrificare tantissime risorse per continuare la produzione di larve, perché è molto indietro per quanto riguarda la gara economica, come si può vedere anche dal tabellino che riporta appunto il numero di minerali e delle spene estratto dai due giocatori. Mi sembra anche interessante questa build di Sukunen, che però non è andata a produrre lo spazioporto, quindi non può andare a troppare con le mine, le utilizza soltanto per difendersi, e arriva nuovamente una fortezza planetaria per il secondo alloggiamento per la netola, scusate, di Sukune, mentre altri due Reaper stanno andando in avanti per cercare di fare più danni possibili, probabilmente ora sulla Natural, dove c'è soltanto una Queen a difesa, mentre le mine, come vi dicevo, sono sulla rampa dell'accesso per la Natural, quindi le usa unicamente per difesa. Al momento non vuole schierarle in avanti per combattere. Intanto arrivano i Reaper sulla linea mineraria, iniziano anche loro a fare danni su danni. Siamo già 2 le kill, al momento 4 sono diventate le kill, ma non micra i Reaper, quindi vengono subito attaccati da i Ling, e si porta a casa anche queste altre 2 kill. Lo Psi è sceso 32 per Violenza, 46 per Sukune. Violenza tra l'altro che è maxato in questo momento, quindi deve fare decisamente un sorvegliante, uno o due sorveglianti per levare il supply block. Mentre sta arrivando lo spazioporto, come vi dicevo, quindi forse farà in tempo anche a fare un drop di mine ed Elbat in contemporanea. Veramente molto molto fastidioso e molto dannoso. Arriva una seconda fabbrica per Sukunen, che al momento sta conducendo molto brillantemente il gioco. Arriva soltanto ora la ricerca dell'incremento metabolico per lo Zerg, estremamente in ritardo, siamo al minuto 11 del game. Direi che è decisamente molto tardi. Sta anche teccando a Tana per probabilmente sbloccare la costruzione del pinnacolo, almeno di solito è quello che si fa, o pinnacolo o idra, o magari per fare fossa di infestazione nuovamente, e poi alveare e antro scusate, caverna delle ultralische, cosa che nel secondo game gli ha concesso la vittoria, ma il suo avversario gli aveva dato tutto il tempo per macrare gioiosamente nei primi minuti di game, cosa che non ha fatto in questo game. Quindi Violenza deve stare molto molto attento, perché non ha avuto il tempo per avere una macro degna di uno Zerg, insomma, che vuole andare a pushare. Intanto sposta la Rax per fare spazio ad altri due Dipote, wallarsi con i Dipote. Non so se è la scelta migliore, perché un Bene Bast potrebbe distruggere tranquillamente tutta questa fila di Dipote, ma comunque. E arriva un secondo spazioporto, questa volta con reattore. Il primo spazioporto sta producendo la prima navetta medica, mentre va a prendere anche la sua seconda espansione, costruendola direttamente in base. Non sta optando per un drop di mine, ma probabilmente per un drop di Hellbat, per cercare di fiaccare ancora di più, per quanto gli fosse possibile, la macro avversaria, mentre ricerca lo Steampack e la produzione anche dei carri. Sì, mi sembra in linea di massima, penso che i carri siano per la difesa migliori rispetto alle mine, perché appunto non hanno un cooldown così lungo, mentre
manda avanti un Ling che si becca subito un colpo di mina. Insomma, ha visto già la sorte che potrebbe attendere ai prossimi Ling, ma molto saggiamente Violenza manda avanti altri Ling per cercare poi di andare a fare dei danni. Ovviamente la fortezza planetaria non lascia alcuno spazio a questi Ling incauti che si avventurano contro questa struttura. Intanto vediamo un Doom Drop, come si chiama in gergo tecnico, ovvero un drop con più di una navetta medica. Subito boost sulle navette mediche. Abbiamo ben 3 Hellbat e una decina di Marine all'attivo. Non credo che sia stato scoutato questo drop, perché vedo che i Ling stanno tranquillamente sciamando verso la rampa per arrivare nella Natural del giocatore Terran. E vediamo come andrà a questo punto il drop. C'è soltanto in costruzione un lancia, due lanciaspore, un Impaler, mentre arriva il drop con tutto l'esercito del Terran. Subito gli Hellbat vanno a cercare di distruggere la Queen, che era già molto danneggiata. Distruggono subito l'Impaler o l'Impalatore, poi il lanciaspore. Non c'è più molto spazio per questa seconda, per questa Hatchery, per questa Natural, che viene quasi sferassi, quasi sicuramente distrutta. Mette in costruzione ben 32 Ling e c'è il morph di 20 Beneling. Non so se la scelta migliore. Il cooldown è finito, deve fare molta attenzione. Arrivano i colpi delle mine che fanno rispettivamente 3 e 8 kill in totale, ma si buttano subito i Ling. Arrivano i Beneling, come vi dicevo, che riescono a distruggere tutta la fila di Depot, anche una Rax con il modulo tecnologico. Si schiantano però contro gli Hellbat e un tank, mentre dall'altra parte il drop praticamente ha distrutto la Natural del giocatore Zerg. Ora va a droppare direttamente sulla seconda espansione. Non ha moltissime possibilità, secondo me, Violenza, perché comunque ha perso 2 miline minerarie su 3, e quella principale è molto sottostimata rispetto al numero di lavoratori che dovrebbe avere. Siamo 24 Psi per lo Zerg, 85 per il Terran, che credo si stia portando a casa il terzo e ultimo game, decretando la sua vittoria in questo torneo di Lega Bronzo per il Games and Comics School Festival. Vediamo come andrà. Ancora c'è qualche unità in campo, ma lo psi comunque è sceso tantissimo. Arrivano dei Benelink che dovrebbero essere la counter per gli Hellbat. Infatti se ne salva soltanto un Hellbat e un Marine, che sono quasi increduli. Infatti restano fermi, poi scappano velocissimamente, anche perché non ci sono più navette mediche. Devono vedersela contro un Impaler, ma è via, va via subito un Marine che viene impalato dall'impalatore. E niente, muore anche questo Hellbat, ma come vi dicevo, non credo che ci sia molta possibilità per il giocatore Zerg, perché è rimasto comunque con 14 lavoratori. E arriva il GG da parte di Violenza, vince il torneo Sukunen, il torneo Lega Bronzo Sukunen.